Siamo con Roberto Pavone. Parliamo di intanto partendo di base. Una giornata di sport dove i ragazzi incontrano altri ragazzi per giocare in tanti sport. È una bellissima iniziativa che sinceramente non conoscevo, ma è una bellissima cosa da ripetere, forse più di una volta l'anno sarebbe una cosa positiva, diciamo. È un'esperienza bellissima, è una cosa, come dire, giovani, sport, è bella, insomma, non trovo le parole, sinceramente. Però voi in Ascoli abbiamo una cosa in più, uno sport in più, che è stato voluto probabilmente da una testardaggine di alcune persone, ma finalmente il Welsh Hockey aggiunge ad Ascoli, perché è uno sport che comunque parla particolare, ma è utile e soprattutto per attirare giovani e a convincerli che la casa non serve, ma bisogna stare insieme agli altri. Noi siamo nuovi, siamo i Mirmidoni Wheelchair Hockey di Ascoli Piceno, siamo nati il 6 giugno, e è stata dall'idea di Michele e Silvano, che sono l'allenatore e il vicepresidente, e siamo una realtà nuova e cerchiamo anche giocatori e proseliti per andare avanti. E siamo nuovi, è bello perché siamo un gruppo di gente che principalmente si diverte. E l'obiettivo è il prossimo campionato, ma sinceramente l'obiettivo primario è quello di stare insieme e divertirsi. Beh, per comunque chi non conosce questo sport, lo diciamo che è l'hockey, lo vogliamo spiegare bene. Si gioca praticamente in 5 portiere, con chi 2 hanno la mazza e 2 hanno lo stick, e le regole sono più o meno quelle dell'hockey classico. E praticamente è un gioco che conosco, non mi sto impappinando. È un gioco che adatta un po' a tutte le disabilità, perché abbiamo, cioè io che ho il paraplegico, ci sono altre realtà. Ed è un gioco che può fare tutti, giovani, vecchi, donne, bambini, quindi è aperto a tutti e aspettiamo. A questo punto aspettiamo i ragazzi e chi comunque vada, e i genitori soprattutto, che portino i ragazzi a provarlo, almeno a dire proviamolo, poi se ci piace come sport lo facciamo, altrimenti proviamo un altro sport, non diciamo ci richiudiamo un'altra volta dentro casa. No, quello no, è sbagliatissimo, io ero uno di quelli che stava sempre dentro casa, invece grazie a questo sport, questa nuova iniziativa, ho conosciuto altre gente, ho conosciuto nuove realtà, ho conosciuto questa realtà ed è bello, quindi serve soprattutto per non stare dentro casa ad ammuffirsi, quello principalmente ci succede. E quindi invito a chiunque a venirci a vedere, a conoscerci, e siamo qui. Allora noi diciamo solo una cosa semplice: buon divertimento. Esatto, buon divertimento a tutti.